Ciao a tutti e benvenuti. Oggi impariamo insieme come si fa a piantare i bulbi. Pensi che coltivare i bulbi sia difficile? Niente di più sbagliato. Ecco cosa ti serve. Oggi piantiamo bulbi a fioritura estiva, un'operazione che si effettua da marzo in avanti. Abbiamo scelto le crocosmie, attraenti fiori rossi, belli anche da recidere, che saranno in fiore da luglio in poi. Altri bulbi estivi sono gladioli, gigli, calle, dalie, agapanti. Scegli un contenitore forato alto almeno il triplo dei tuoi bulbi. Metti due dita di argilla espansa sul fondo, un foglio di geotessuto a misura per separare l'argilla dal terriccio, che andrai ad aggiungere subito dopo. Il geotessuto è uno strato drenante termosaldato che non si sfilaccia. Lo trovi nei garden center. Adagia i bulbi nel terriccio a 15 cm di profondità, con la punta rivolta verso l'alto. La profondità varierà in base alla specie. I crochi, ad esempio, gravitano in superficie a 5 cm, mentre gigli ed agapanti amano stare a 30 cm. Ricopri di terra. Annaffia due volte la settimana per tenere umido il terriccio e stimolare le radici. Ma senza esagerare, perché altrimenti il bulbo rischia di marcire. In estate aggiungi all'acqua un concime liquido per piante da fiore. Metti sempre i cartellini con i nomi. Servono a riconoscere i bulbi una volta piantati e ricoperti di terra. Per i bulbi a fioritura primaverile, tulipani, narcisi, muscari, la tecnica è identica. Cambia il periodo di impianti rigorosamente prima delle gelate invernali. Dal magico mondo dei bulbi per il momento è tutto. Non perderti i nostri consigli facili per una casa perfetta. Ci vediamo alla prossima puntata.